Gran tecnico, ecco, diciamo. Aspetta, è partito. Sono qua con Nicola a Canso, no? E con la sua consorte, il suo consorte, perché adesso magari l'amante, no? Vado a fare dei casini, eh? Che si chiama di nome? Emanuela, che viene da Firenze. È bellissima questa idea qua. Allora, questa qua si stava lamentando, che paese è a Canso, no? Punti, punti, punti. E io gli dicevo, io sono di Buccinigo, però mi trovo bene. E lei mi diceva, no, no, mi racconta quello che mi ha detto prima, di Rezzanico, dov'è? Rezzago. Rezzago, dimmi, cosa Si succede? passavano le file di gente, le processioni di gente a prendere. Con dei bastoni a picchiare di qua, a picchiare di là, a gridare di qua, a gridare di là, e Nicola ride. E poi mi dice la cosa bella che mi ha detto: dimmi, dimmi, vedi che sei furbo, sei della serie, ha la battuta pronta al momento giusto. E tu mi piaci molto quando hai detto che da Firenze, in un paese così piccolo, ci sono le statue che la statua di no, ma hai detto che la statua del Davide che respira. Non l'avevo mai sentita questa cosa qua, bellissima. Marco che respira, dai. Al marmo che respira, bellissima. Allora, ti ringrazio, sono arrivato a 67 anni senza saperlo, grazie mille. No, io l'ho visto, ma con occhi stupidi. Cioè, quando tu guardi le cose con occhi stupidi non le capisci, non le comprendi la bellezza di quelle cose lì. Allora, io vi ringrazio perché siete due persone splendide. E vi saluto qui. Ciao ciao. Ciao, Ciao. ciao.